Siamo tutti d'accordo che non ci sia nulla di più aberrante di un crimine commesso contro le persone fragili, che si tratti di persone disabili, di persone anziane, ma a maggior ragione se si tratta di bambini. Le immagini dei TG di ieri hanno immortalato impietosamente gli atteggiamenti aggressivi, violenti di maestre e di insegnanti a cui tante famiglie affidano i loro figli affinché vengano educati. Invece questi bambini vengono maltrattati. Da cosa dipende tutto questo? Dipende dal fatto che oggi mediamente gli educatori, ma come tutti del resto, vivono una grande conflittualità interiore, di cui tuttavia non si rendono conto. In un intervento del grande Vittorino Andreoli, che è per me fonte di enorme ispirazione data la sua cultura enciclopedica, Andreoli sostiene che gli insegnanti dovrebbero chiedere aiuto alle istituzioni, alle famiglie, agli amici, farsi aiutare quando sentono di essere sotto stress. Ma il punto è che, poiché la scuola non ha mai attivato degli strumenti di valutazione delle performance, è costretta ad autovalutarsi e mediamente gli insegnanti non ritengono di aver bisogno di aiuto. E questo crea una condizione in fondo paradossale su cui si può intervenire solo facendo della prevenzione. Noi parliamo molto di introduzione dell'intelligenza emotiva nella scuola, nelle classi, ovvero capacità di distrarsi dalle emozioni negative e di aiutare anche gli altri a distrarsi dalle emozioni negative e quindi dalla rabbia, dall'aggressività, dai sentimenti che portano le persone a prevaricare le altre. Probabilmente l'unico modo è davvero di intervenire sul benessere degli insegnanti che non hanno ancora alcuna contezza del loro stato interiore che li porta a non essere performanti, come invece la loro enorme cultura, meriterebbe che essi facessero. Non c'è nessuno in fondo che faccia un lavoro più difficile, più affascinante di quello dell'insegnante. E sono perfettamente d'accordo con il fatto che dovrebbero essere trattati meglio dalle istituzioni, da tutti i punti di vista, ma ad un certo punto, quando la misura è colma e qualcosa accade, è inutile nascondersi dietro al dito e dire che no, in fondo va tutto bene. No, le cose non vanno bene. Bisogna arrestare questo circolo vizioso e fare in modo che qualcuno introduca degli strumenti affinché gli insegnanti facciano prevenzione di questi livelli di stress. Ecco perché è utilissimo parlare del benessere nella scuola, agire sul benessere dell'insegnante affinché egli possa essere messo nella condizione di far meglio il suo lavoro. Ho parlato personalmente con degli insegnanti molto di recente e anche con una certa frequenza. E quando io affermo che oggi gli insegnanti mediamente sono sotto stress, beh, la risposta è no, non è vero, non siamo sotto stress. Noi vorremmo essere trattati meglio, ma no, nessun problema. Beh, in realtà non è così, perché questo significa soltanto una cosa, che non c'è la consapevolezza. E se manca la consapevolezza, nessuno chiederà di essere aiutato, perché tutti crederanno di non avere nulla che non va. E invece l'insegnante è un uomo, esattamente come è un uomo qualunque altro operatore, che arriva in classe con lo stress dell'orario, della famiglia da seguire, di tante vicissitudini familiari che possono minarne il benessere, su cui invece bisogna insistere facendo prevenzione.